I'm interested in working with you guys on trying to figure out some groups that could in some way represent these aspects of the story. You know what I mean? Like, I can easily think of silly examples, you know? But I would like to think of some really good ideas together, you know? So, that's basically it. I don't know how much time people have or how interested they are, but a parade is really fun. The Biennale is really fun. We'll have a big audience. It'll be loud, and you know, it'll be. And let me tell you, it will be the only way you have to get in the Biennale during those days. You will have no invitations otherwise. So you will have to wait till the Biennale opens. And it could be fun to be in the Biennale during the press opening. Right, and also we'll be in there at night. You know, we'll be in the Arsenale at night. So I'm sure there's a lot of security guards, but I'm sure that... It's a unique experience. Yeah. Are you supposed to learn like a physical grammar, or it's just by instinct or improvisation? I think we'll probably devise or invent some simple actions for each group. You know, like I did a parade last year in Frankfurt for the Städelschule, also for Daniel Birnbaum, the curator of the Biennale. And I had, for instance, a group of philosophers. So I had like all these philosophy students and a few professors, and I gave them a subject, and they had a serious discussion as the parade was walking. There's music, there's people dancing, and then there was this group of guys, no, I don't think so, you know. Give me the microphone. You know, da, 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 da. And we were mixing that into the sound. And I had a group of people carrying the little bonsais as if they were some kind of mostruario or, you know, some kind of relic. You know what I mean? And I worked with a few different artists, the same choreographer, Richard Siegel, and a young Italian artist called Nico Vascellati. Maybe you know who he is, but he had a singing group, and they were all kind of droning, you know, like, oh, oh. So we had that kind of music, we had a brass band, we had like a mixture. This time, it'll be a little more planned theatrically, you know, because the dancers have some, we'll stop, we have a pretty short route. We're going to go from the almost right in front of the Giardini, along the water, Via dei Sette Martiri, then we turn down Via Garibaldi, and then we turn back down what's called Viale Garibaldi. So we're going to march along the water, then we march on this nice broad street, really nice. You must know Via Garibaldi. It doesn't seem like Venice. It has this interesting history of communism, proletariat, activism, you know. And then we come back, so it's connection to public art, as we know it. And then we come back down Viale Garibaldi, which is this beautiful bourgeois houses and trees. And the dancers will stop, and the dancers will do a special dance, and something will happen, the music will change, and we'll walk a little more. And, you know, so it's not so long, and the parade should take about 2 hours, so we'll stop and start along the way. And it would be great, I mean, to imagine. I mean, the psychiatrist is kind of maybe the most fun to imagine. The anthropologist is kind of difficult. The transformation group, the other day, I don't know, we could think of actions, we could think of costumes, we could do it really plain and really conceptual, and people could speak some text about something, you know? Because since the whole parade is black, I'm looking now for some different groups, you know, that contrast with that. And so we want to publicize the parade to the city, not just to the Biennale audience. We're going to work. In
Any other questions? Andrea, il sogno forse vuoi, non so, dire qualcosa? Dire, sì, non so, più che altro dare dei punti di riferimento, perché credo che molti potrebbero voler aderire, ma magari dare un'email o... Sì, bene. Possiamo dare due tipi di informazione. Prima, quelle tecniche. Tra di voi già ci sono delle persone che stanno lavorando con noi a vario livello, a vario titolo. E in particolar modo Maria Elena sta un po' coordinando tutta la parte della produzione. Anna Cristina non è una studentessa, però sta coordinando con Maria Elena un'altra parte importante. Per cui alla fine, se vi interessa, come ci piacerebbe molto, la cosa migliore è mettersi in contatto con lei, che costruisce una lista di... che poi provvederà a fornire una specie di schedule, di programma di lavoro. Non è, in realtà, non è solo un call for entries, questa è anche una richiesta di, o un'offerta di collaborazione con Carlos Casas, che è qua, fino alla fine di luglio, senz'altro. E poi per tutto l'anno, fino alla fine della biennale, stiamo lavorando sull'idea di parata, sul concetto di parata, cannibalizzando un po' la parata di Arto, per cercare di trovare delle altre domande o rispondere parzialmente alla domanda iniziale, molto intelligente e corretta. Stiamo parlando di arte pubblica oppure no? Quali sono i confini tra arte e non arte? Siamo in un campo che riguarda il bordo, che è molto interessante, tra arte e artigianato d'altra parte, e quanto le discipline dialogano e perdono con questa forma, che è una forma nuova e archetipica, e quanto le più importanti issues dell'arte contemporanea degli ultimi 20 anni, come l'identità, la rappresentazione, il corpo, la comunità, lo spazio pubblico e la multidisciplinarità, dialoghino con questa forma, che è una forma instabile, evidentemente critica, però anche collettiva. Per cui ci sono una serie di, credo, di ragioni per cui, per le quali può aver senso, se vi interessa, collaborare. Stiamo, dopo la parata, il gruppo, diciamo, produttivo si trasforma in un gruppo redazionale, in qualche strano modo diventa una redazione. In parte lo è già adesso. Arto menzionava le due collaborazioni principali, che sono da una parte con l'Istituto di Abitare, con Paolo Nicolin, che ci dà un output seguendo il work in progress, dall'altra con Radio Papesse, che invece farà un lavoro simile sulla parte audio. Ed è questo, insomma, tutto qua. Per continuare a provare a ragionare in termini di redazione, usiamo questa metafora della redazione perché ci piacerebbe alla fine del processo arrivare a costruire un libro, e siamo sulla buona strada per farlo. Qualcuno di voi già sta facendo una ricerca iconografica, come Claudia, che è qui di fronte a noi. Per esempio, durante il mese di luglio, vi rilascio, organizzeremo giugno e luglio, organizzeremo delle serie di film, delle proiezioni di film sperimentali, e non solo. Il cinema sperimentale è stato molto ossessionato da quest'idea di parata, da Fischinger a David Lamelas, da Jack Smith al videomaking. Stavamo parlando questa mattina di John Cohen, che ha fatto un bellissimo lavoro su una parata delle... evidentemente Buñuel, ma anche l'Arca russa di Sokurov, ma anche Soy Cuba, insomma le direzioni possono essere tantissime. In particolar modo in questo caso chiediamo ai musicisti italiani dell'area tra arte e musica di venire a interpretare queste suggestioni che gli diamo, e qualcuno le conoscerete, qualcun altro è un po' più nascosto dietro gli pseudonimi, ma è anche bello scoprire chi sono. E usciamo anche in altri campi, abbiamo chiesto a un team di artisti che si chiamano Inverno Muto, forse li conoscete, che sono molto giovani, di fare un lavoro sulla street culture e di provare a capire quanto l'immaginario surf e skate abbia dialogato con queste questioni che la parata tocca. Se la questione della parata è l'identità, l'interdisciplinarità, lo stile, la rappresentazione, è vero che la cultura di strada, la cultura generazionale è un punto di partenza interessante. Basta, abbiamo detto credo tutto. Noi siamo entusiasti, se sicuramente se partecipate. Sì, anche necessitiamo... we need more than... we need more people. So if people are really interested, it would be great if they would tell their friends and try to generate even more interest. Maybe we could form a missionary group. Okay, thank you so much. Grazie.